servizio molto importante che apre oggi a Pesaro, perché qui passeranno, in questo checkpoint guariti, passeranno migliaia di persone, tutti coloro che hanno avuto il tampone positivo ma adesso stanno bene, prima di poter uscire ufficialmente devono essere guariti, per essere guariti devono fare il doppio tampone. Come vedete la situazione è molto semplice, perché entrano in macchina dal cancello del centro operativo, passano al primo vaglio, al secondo vaglio, ci sono gli operatori dell'ASUR che fanno il tampone direttamente in macchina. Il tampone dovrà essere doppio, quindi dovranno tornare almeno dopo 24 ore per avere la certezza di essere negativi e quindi di poter rientrare, di poter muoversi, diciamo, più liberamente e non essere costretti alla quarantena. Oltre a tutti i positivi, qui dovranno passare i parenti dei positivi che sono stati a contatto con i positivi e hanno avuto dei sintomi pur non avendo avuto il tampone positivo. Quindi capite che è una struttura nella quale passeranno davvero migliaia di persone, è una struttura qui a Villa Fastigi, vicino alle poste, in strada dei Cassatori, che servirà tutto il distretto pesarese, quindi non solo il comune di Pesaro, starà in piedi per diverse settimane e magari in futuro potrebbe essere anche molto utile per la mappatura dei cittadini. Come avete visto ci sono discussioni in corso, da una parte c'è chi vorrebbe usare le analisi del sangue, dall'altra chi vorrebbe fare dei tamponi più veloci, però è chiaro che nella fase 2, speriamo che avvenga il prima possibile, dopo, diciamo, la fase di contenimento, uno dei temi fondamentali sarà la mappatura degli asintomatici, in modo tale da rendere più chiaro coloro che devono stare a casa rispetto a coloro invece che hanno meno problemi. Così come il tema del sangue è molto importante, perché molti virologi ritengono che chi lo ha preso è immune e quindi anche quello sarà un elemento molto importante. Dipenderà però che cosa ci dirà ufficialmente l'Istituto Superiore di Sanità nei prossimi giorni. Quindi oggi apre a Pesaro, domani aprirà Fano, il 6 o il 7 di aprile mi pare aprirà Urbino. È un servizio che aiuterà ad aumentare i tamponi e di conseguenza a verificare tutti coloro che nel frattempo finalmente e per fortuna saranno guariti.